Buongiorno a tutti con la settima puntata di Maledetta Primavera. I canti del coronavirus sono giunti alla sua seconda parte. Abbiamo avuto molti contributi, quindi ce ne sarà una terza il 22 maggio. A questa puntata hanno contribuito i poeti Alessandro Pola, che ci leggerà una poesia di Montale, Antonella Fiori, che in pochi versi racconta due incontri molto forti, in particolare avvenuti nella città che si immagina deserta, chiaramente, di questi tempi. Abbiamo Francesco Macciò con una sua composizione, quindi Cetta Petrollo da Roma, nella casa che ha condiviso per lungo tempo col marito Elio Pagliarani, ricordiamo Cetta Petrollo, direttrice della Biblioteca Universitaria di Genova fino al 2015. Abbiamo quindi un video, direi quasi d'arte, fatto da Bettina Banchini con i testi di Carlo Marenco. E chiude quindi questa seconda parte dei Canti del Coronavirus, un contributo molto importante di nuovo di Manrico Murzi, il nostro poeta nato nel 1930 sull'isola d'Elba, ci ha ricordato un anniversario abbastanza importante. Si festeggia il 14 di maggio, oggi è il 15, quindi il 14 maggio è la giornata internazionale dedicata alla poesia e alla vita di Dylan Thomas, poeta gallese che morì poi a New York e che il 14 maggio mise in scena a New York, fecero un reading di una sua, diciamo, un suo radiodramma che appunto aveva scritto per la BBC. Manrico Murzi fu amico di Dylan Thomas, che conobbe nel 1947 a Firenze, e con lui condivise diverse giornate e chiacchiere, come racconta molto bene nel video che ci ha inviato. E quindi buona visione. Eugenio Montale. Ma così sia. Un suono di cornetta dialoga con gli sciami del querceto. Nella valva che il vespro riflette, un vulcano dipinto fuma lento. La moneta incassata nella lava brilla anch'essa sul tavolo e trattiene pochi fogli. La vita. La vita che sembrava vasta e più breve del tuo fazzoletto. Il 24 febbraio 2016 lo scrittore Pier Guido Quartero presentò il romanzo storico Il mulino di Botta Adorno in sala conferenze alla Biblioteca Universitaria di Genova con un buon successo di pubblico. Il suo primo romanzo storico era stato La lettera perduta, pubblicata nel 2011 da Libero di Scrivere. E al scoppiare dell'epidemia, Quartero pensò di regalare questo primo romanzo pubblicandolo a puntate su Facebook. Ed oggi è arrivato oltre la 30ª puntata, aveva iniziato ai primi di aprile. Per combinazione, il primo capitolo della lettera perduta si intitola proprio La peste nera. La piccola colonia di topi macilenti e pulciosi, che
che verso il 1340, nascosta in qualche sacco di granaglie trasportato da una carovana di mercanti asiatici, si stava trasferendo dalla sponda del Mar Caspio a quella del Mar Nero, non sapeva di essere protagonista dell'inizio di una delle peggiori catastrofi che avrebbero travagliato l'Europa nel corso dell'intero millennio. La peste, che gli animali inconsapevoli portavano con sé, la morte nera, avrebbe infierito per più di 3 anni, tra il 1347 e il 1350, sulla popolazione del continente, riducendola di un terzo. Il Canyani Beg, mentre assediava la colonia genovese di Caffa, aveva concepito un'idea anticipatrice della guerra batteriologica. Poiché tra le sue truppe già serpeggiava la peste, fece lanciare dalle catapulte il corpo di alcuni morti al di là delle mura nemiche. Quando, poco tempo dopo, una dozzina di galee genovesi lasciarono Caffa dirette verso la madre patria, portarono il contagio con sé, disseminandolo in tutti i porti in cui fecero tappa. Il primo approdo in Italia fu a Messina, dove il morbo scoppiò con eccezionale virulenza. Pochi giorni dopo la piccola flotta raggiunse la propria meta. Da lì, anche con l'aiuto degli attivissimi mercanti della Repubblica, la peste dilagò per tutta l'Europa. La medicina a quei tempi, poco più che agli albori, era impotente. Quasi tutte le città europee vissero così 3 anni di terrore. I modi di rispondere a questa drammatica situazione furono, come sempre accade, impostati secondo due diverse modalità. Vi fu chi cercò soluzioni razionali, tentando in mancanza di meglio di sfuggire al morbo con l'isolamento o l'abbandono delle città e curando l'eliminazione dei possibili focolai di infezione. Vi fu invece chi, leggendo nell'immane catastrofe una punizione divina per il male commesso dagli uomini, assunse idee ed atteggiamenti millenaristici, ricorrendo alla preghiera ed alla penitenza per allontanare dal mondo l'ira del Signore. Flagellanti e incappucciati, percorsero le terre d'Europa invocando il perdono di Dio e contribuendo a diffondere il morbo. Poi, in un modo o nell'altro, l'epidemia si estinse. Il mondo, che riemergeva dalla lunga notte di terrore, era prostrato. La cura dei campi, l'esercizio delle arti e dei commerci, tutto era stato trascurato o abbandonato. Le popolazioni decimate, deboli e spaurite, fecero quello che dovevano fare, ricominciarono da capo. È a questo punto che comincia la nostra storia. Trovassimo una parola di scarto che ricomponesse dentro di noi, senza illusioni, quel tanto che vale, quel poco che dura la nostra vita. Ma non ci sarà un punto di svolta. Distruzione e ricostruzione sono voci che recidono legami nell'agenda all'ordine del giorno. Sai che un recinto non sempre è reclusione e chi basta a se stesso non nuoce agli altri e popola deserti. La sua pena è che gli altri non sappiano costruire la stessa fortezza.
Forever Young, 20 aprile 2020. Oggi ho ripristinato la mia scrivania da zitella, quella fatta costruire nella stanza d'angolo per tentare di avere un po' di tranquillità e di spazio in una casa sempre piena di incombenze e di cui altrui. Casa in cui poco mi rifugiavo, risucchiata com'ero dal tunnel nero del lavoro, magnifico sì, ma anche maledetto, tunnel dal quale tentavo di scappare. Per brevi escursioni di libertà e solitudine, la casa d'api, dicevo Orazio, non dimenticarti della casa d'api, perché se finisce la ressa delle api, poi finisce tutto. Questo spazio, una ribaltina appoggiata alla libreria di lato alla finestra, nella stanza più calda e più ampia di tutte, molto assomiglia ai miei precedenti precari spazi di scrittrice. Ah, le api. La scrivaniola marinara appoggiata alla finestra dell'ingresso a Via Margutta, luogo umidissimo e fascinoso per il rumore della fontanina e per il calore di una pericolante libreria alle spalle, porta sbarrata a tutto il resto della casa, dalla quale nemmeno arrivavano le parole della bambina e il ticchettio della macchina da scrivere di Eio, il ripiano della cucina, dove fu scritta un'intera tesi di specializzazione, il soppalco della casetta campestre dove, sempre contro un muro fasciato dal lume giallo, furono scritte storie, storielle e comunicati sindacali, i due angoli dell'appartamento di riserva dove furono scritte due narrazioni. Ancora una volta questa stanza fa le giravolte e si trasforma da luogo della famiglia, della single e poi della nonna, la scrivania usata come fasciatoio, eliminato lo spazio per la sedia per far luogo ad una cassettiera piena di creme, vestiti e pannolini, al luogo di scrittura e di concentrazione con cui riprendo amicizia e confidenza di me soprattutto, dopo quasi 2 mesi di sbalordito isolamento. Non so cosa sia successo né perché sia successo, ma di colpo, come se fosse stata raggiunta una misura non più dilatabile, ho smesso di interessarmi alle sorti della pandemia e mi sono svincolata senza nessuno sforzo dai lavori domestici che hanno occupato, direi invaso, la mente e sono scesa agevolmente dentro ad una dimensione simile, ma non identica a quella di prima. Cosa davvero importante per me? Cosa si fa largo adesso fra la confusione di ogni tipo che ha accompagnato queste giornate? Cosa mi riconcilia con la morte e mi rende ora nuovamente fiduciosa e serena? Il fare di nuovo centro su me stessa, in esercizio di equilibrio e farlo guardando questo schermo di computer mentre cerco le parole. E potremmo essere in campagna, a Viserba, ovunque, perché il valore del silenzio e di me con me, mentre mi spiego a me stessa e cerco di spiegarmi il mondo, è lo stesso e non hanno importanza gli spazi che lo contengono e gli ruotano intorno. E balzo fuori dal nido degli over 65, dove pretendono di avermi rinchiusa fino a data da destinarsi, perché, come qualcuno mi ripeteva, gli intellettuali non hanno ceto e non hanno età. Dunque ogni velo, mascherina, distanziamento, prudenza e diradamento di incontri, slalom tra obblighi di legge e corsiccioni sociali, si sgretola e frana di fronte a questa ritrovata saldezza e calore morale. Forever young, forever young. Uno straccione, piedi nudi per strada, la pioggia in città. Questo per lui lo stare, questa per lui la casa. Il ragazzo che mi abbraccia per la strada, dolce e fragile. Lui passa per il cuore, estingue il Covid.
Perché ora e non sempre? Cosa cambia? È così banalmente vero che è più facile combatter l'altro che cambiare se stessi. Per grande che sia la nostra casa, non è infinita. E l'alzare pareti ridurrà gli spazi. Farnetico. C'è il sole, i fiori danzano la brezza di primavera. Non mi è dato vederli. Questa morte è parte di noi. Tutte le morti lo sono. Questa però mi viene rammentata ad ogni ora. Non altre di cui la nostra specie è direttamente responsabile. Anche contro se stessa. Davvero, cosa cambia? Perché siamo fermi? Non mi chiedo perché siamo fermi io e te. Ognuno di noi ha una ragione. Mi chiedo perché ci si ferma ora che non si può nulla. Perché non ci si arresta quando nelle nostre mani è il coltello? Uso l'impersonale, non sto cercando responsabilità. L'economia non si può fermare. È la giustificazione di ogni cosa. Com'è che la stiamo fermando? Per un nemico ignoto, poi? Non sarebbe più facile ripensarla quando il nemico è essa stessa? Ah, semplifico troppo, banalizzo. So che vorresti puntualizzare, eccepire. Siamo così. Io stesso vorrei. Io sono te. Non farlo. Lasciamole fluire queste domande d'un mattino in cui lo stare in casa è quasi impossibile al richiamo di una natura di cui facciamo parte nostro malgrado. Domande che non sento in giro perché non prioritarie ora. Ma perché ora la priorità esiste? È solo paura di un nemico che non conosciamo. È davvero la paura il più forte dei nostri sentimenti. E saremmo la razza dominante. Rido amaro. Non sono domande che cercano risposte, ma solo altre domande. Smettiamo di rispondere. Tra lo sgommare rado delle auto, odo il canto di un uccello a me ignoto. Respiro. Dobbiamo a questa morte occhi di bambino. Lontano nel tempo, il ricordo dei miei incontri con Dylan Thomas. L'ultimo fu nel giugno del 1953, 5 mesi prima che egli morisse. Il primo fu a Firenze. Stavo seduto con mio zio Giacomo Pavoni, scrittore e giornalista, a un tavolo del Caffè Concerto Pascoschi. Avevo 17 anni, era l'anno 1947. Venne a salutare mio zio il poeta ilvano Luigi Berti, allora direttore della rivista letteraria Inventario. Con lui era appunto il poeta gallese Dylan Thomas, che il Berti aveva portato in Italia per farlo conoscere. Dylan soggiornava con la famiglia nella periferia di Firenze, ospitato in una villa a Scandicci. Essendo il mio inglese buono, non tardò a nascere fra me e lui, pur di 16 anni più avanti con l'età,
simpatia e intesa, tanto che poco dopo lasciammo mio zio Alberti a conversare e ci recammo un attimo alla caffetteria che sta dall'altro lato della piazza, le Giubbe Rosse, dove sostavano i maggiori letterati e artisti del tempo, Gadda, Landolfi, Rosai, Bigongiari, Delfini, Papini, Luzzi, Parronchi. Ma presto ce ne andammo. Dylan non amava quell'atmosfera e per di più c'era Montale che teneva appoggiato a una narice e l'indice mozzo sembrava che gli avesse il resto del dito dentro al naso. E uscimmo ridendo e ce ne andammo vagando per le vie fino alla bella piazza di Santo Spirito. In seguito, nostra meta preferita, oltre alle chiese e ai musei, e spesso vuota, la riempiva però Dylan con la recitazione commossa e commovente delle sue poesie straordinarie. Poi declamavo io i miei versi e lui rimaneva incantato ai suoni della lingua italiana. Peccato che la sua lucidità mattiniera presto si offuscava, giacché alla tanta birra che tracannava aggiungeva il chianti del fiasco che a volte si portava sotto braccio. Trascorse un mese all'Elba, quella stessa caldissima estate del 1947, nella zona delle miniere a Rio Marina, il paese dei minatori che tanto gli ricordava i suoi luoghi. E venne anche alla mia Marciana Marina, dove sono nato, sui sassi della spiaggia o sui lastroni di granito del Moletto, fra il chiasso della Maretta e le voci dei bagnanti, la nostra chiacchiera filava salata e scherzosa. Una volta, date le spalle al mare, Dylan notò sui monti del Capanne le fumate delle fumate. Strano. Ogni tanto gli dicevo che lui era come una carbonaia per quel suo occulto rimuginare dentro di sé passioni e inquietudini. E quelle fumate salivano al cielo proprio da carbonaie. Finalmente potei spiegargli che si erano fatte di legna di castagno coperta da terriccio e che bruciavano senza che se ne vedessero le fiamme. E intanto si preparava il carbone per far fuoco nelle cucine degli Elbani. Lui mi disse: non tutto quel che brucia dà calore. Il carbone poi macchia di nero tutte le strade di Swansea, la città di mare dove sono nato. Ci sarebbe tanto da raccontare, di triste, di gaio, ma poco è il tempo. Questi pochi cenni, tuttavia, in parte illuminano. Orecchi ascoltano nelle torrette. Orecchi ascoltano nelle torrette. Mani che brontolano alla porta, occhi negli abbaini vedono le dita sui lucchetti,
Dovrò io aprire o restare qui, solo, fino alla morte, ignoto ad occhi stranieri, in questa bianca dimora? Mani recate grappoli o veleni?